vince Fuzimib si muove al rialzo nella prima seduta della settimana, anche se deve ancora fare strada per intaccare la lunga candela nera disegnata venerdì. Rimane pertanto nelle vicinanze del supporto di quota 21.424 punti, la cui caduta darebbe un nuovo segnale di vendita. In tal caso il Fuzimib potrebbe arretrare in direzione di area 21.000 punti e con stazione intermedia 21.151. Sul fronte opposto un primo segnale di riequilibrio dello scenario si avrebbe con il superamento della media mobile a 14 giorni, attualmente a 21.811 punti, evento che permetterebbe di tentare un ritorno sopra area 22.000, primo segnale positivo di breve termine. Gap rialzista in avvio di seduta per il titolo Buzzi Unicep, che già venerdì scorso, pur con una chiusura ribassista, aveva dato segnali di riscossa. In particolare l'azione cementifica aveva trovato appoggio sulla media mobile a 14 giorni di quota 15,36 euro, recuperando parte dei ribassi. Con il balzo di oggi Buzzi Unicep ritrova livelli mancanti dallo scorso 20 agosto e si porta nelle vicinanze della soglia psicologica dei 16 euro. Al di sopra di tale livello la strada sarebbe aperta per un ritorno sui massimi pluriennali segnati il 17 agosto a 16,50 euro, livello dove probabilmente interverrebbero delle prese di beneficio. Sul fronte opposto, primo segnale di debolezza su caduta dei minimi di venerdì a 15,36 euro e quindi della media mobile a 14 giorni con discese verso 15,09 euro. Buon esordio settimanale per il titolo Generali, che si allontana dalla zona pericolosa dei 16 euro verso la quale era piombato con i forti ribassi di venerdì scorso. La caduta dei supporti di quota 15,89 euro darebbe un segnale ribassista in grado di ricondurre l'azione sui minimi di agosto a 15,31 euro. A rialzo un recupero della media mobile a 14 giorni di quota 16,30 euro con la quale Generali è attualmente in lotta darebbe un primo segnale di tranquillità, mentre un'evoluzione positiva di breve termine diventerebbe possibile sopra 16,56 euro, con obiettivi a 16,84 e area 17 euro, dove convergono la media mobile a 55 e quella a 100 periodi.